Luci della ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli. Cari deliranti ascoltatori, bentornati. Oggi a Luci della ribalta parliamo di cinema con uno dei vincitori dell'ultimo Terre di Siena Film Festival. Benvenuto a Luciano Luminelli. Io ringrazio voi del benvenuto e sono felice di essere ospite di questa vostra rubrica all'interno di questa radio che insomma tutti conosciamo. Benissimo Luciano. Allora Luciano, tu come dicevo sei reduce dal Terre di Siena Film Festival dove sei stato premiato per il tuo film Una 10.000 lire. Ecco, parliamo un po' di questo film, anche ricordiamo quali premi ha vinto questo film in questo festival concluso si trovato proprio la settimana scorsa. Esatto, sì, appunto il festival ha visto queste 9 pellicole italiane in concorso con altre pellicole straniere. Noi abbiamo vinto il gran premio della giuria per il film italiano in concorso e insomma molto gratificato anche per il premio vinto da Sebastiano Somma come miglior attore del festival, appunto per l'interpretazione all'interno del mio film, Una 10.000 lire. La kermesse è stata una bella kermesse, preziosita dai due Avati, Pupi e Antonio Avati, presidenti della giuria, tante personalità, tanti testi, Massimo Bonetti, Dino Padrone, c'era molta gente insomma di cinema, di spettacolo. E il film è una storia che si snoda in un cinquantennio di, diciamo, temporale che appunto va dal 1960 ai nostri giorni. È una storia italiana come tante storie del nostro sud che praticamente parla di migrazione, la storia di questo bambino che scappa dal proprio paese di origine, un paesino lucano, appunto della Basilicata, per raggiungere un fratello già in quel di Roma da qualche tempo, insomma, e da lì inizia questo percorso duplice, in realtà è il percorso del bimbo e prosegue il percorso del grande. È una storia insomma dai toni drammatici, insomma una storia sentimentale, una storia che io ho scritto 3 anni fa e alla quale abbiamo dato vita esattamente appunto 2 anni e mezzo fa, iniziando a girare, che abbiamo presentato in pre-anteprima ad aprile al Cinema Adriano di Roma. Siamo appunto, ripeto, reduci da questo successo, questa consacrazione, ci auguriamo la prima di una lunga serie del Festival appunto del Cinema di Siena. Adesso ci apprestiamo a spingere i bottoni dei palazzi cosiddetti televisivi. Vediamo adesso il Rai, fino a questo momento il Rai, e ci si augura che ci sia una posizione per una programmazione televisiva, al di là del fatto che insomma non disegniamo un percorso, come dire, parallelo cinematografico estero, perché insomma il film, ripeto, parla di un'italianità che è appartenuta un po' a tutti noi, diciamo oggi il tema dell'immigrazione è un tema molto sentito, ma insomma non dobbiamo dimenticare che 50 anni, 60 anni fa a muoverci eravamo noi e non erano quelli dell'Est Europa, oppure provenienti dalle acque cosiddette del Mediterraneo. Insomma. Esatto, questo è importante ricordarlo perché spesso succede che magari ci si dimentica quando si parla appunto di immigrazione, che è sempre un tema molto caldo, sul quale ci sono anche discussioni molto polemiche, non solo sui social ma anche in altri contesti, spesso ci si dimentica, come hai detto tu, che 50-60 anni fa eravamo noi ad andare via dal nostro paese in cerca di fortuna. Esatto, grande verità, sì, appunto, io ho voluto insomma raccontare una storia che penso appartenga veramente, non mi ripeto, a una bella fetta di italiani del sud e del nord, perché poi in realtà
che si è mosso dal sud e è andato al nord, se non addirittura oltre cortile, oltre oceano. Una storia dai toni molto pagati, molto una storia appunto ha detto tu pigliati, che tocca le cose del cuore, una storia insomma credo nella quale si riconosceranno in molti. Il nostro augurio insomma è quello di riuscire a vederci sulle reti nazionali e torno a ripetere anche in giro a spasso per il mondo, perché è un film dove credo l'italianità cosiddetta degli immigrati, che è corposissima, forse si equivale addirittura allo stesso numero della popolazione attuale italiana, appunto è veramente corposo e cospicua, per cui ecco, contiamo di riuscire ad andare insomma veramente oltre Cortina e oltre oceano, perché in America Latina così come nel nord Europa veramente c'è molta italianità che potrebbe sicuramente riconoscersi. Hai avuto qualche ispirazione particolare per questo film? Come è nata l'idea di questo film, di questa storia? Questa storia nasce dopo due cortometraggi che io avevo scritto e realizzato esattamente nel 2010 e nel 2011. Io sono un po' un nostalgico, nel senso che mi piace scrivere al passato. Anche gli altri due, l'ultima cifra e l'interrogazione, erano ambientati negli anni 70, questi. Una volta mi sono spinto oltre, sono andato addirittura a toccare gli anni 60. E praticamente questa storia, ripeto, mi è stata ispirata in realtà da una storia vera, che poi naturalmente io ho edulcorato, che io ho personalizzato, diciamo così, dandogli una veste diciamo più filmica, però in realtà è una storia che è realmente accaduta di persone a me vicine, diciamo così, appartenenti un po' alla mia famiglia, non diretta ma indiretta, e per cui avendo questo chiamiamolo rapporto, questo afflato con gli anni 60, 70, che insomma ritengo siano stati importantissimi crocevia e di passaggio epocale, ho iniziato a scrivere appunto la storia che avevo veramente bene in testa, torno a dirti appunto, però naturalmente edulcorata, così condizionata di alcuni diciamo così, alcune elucubrazioni della mente, insomma. Invece Sebastiano Somma, invece che ruolo ha il tuo film? Sebastiano ha un ruolo chiave, è un ruolo, diciamo, insomma, un protagonista che naturalmente poi con la sua realtà attoriale si staglia all'interno della pellicola, insomma, diventandone protagonista, diciamo, a tutti gli effetti. E Sebastiano, insomma, è il suocero di uno dei due fratelli, è praticamente colui che accoglie a Roma involontariamente il bambino, dandogli le opportunità di lavoro, facendolo iniziare a lavorare nel suo bar, perché insomma il tema del suo film è un commerciante proprietario di un bar, insomma questi bar degli anni 60, vecchia maniera insomma, e da lì poi sull'onda di questa occupazione lavorativa il bambino inizierà a frequentare la famiglia, conoscerà la figlia di Pompeo Pompei, Sebastiano Somma nella fattispecie, che poi sposerà, e per cui ecco la figura di Sebastiano diventa primaria e diventa importante attorno a tutta la storia, diciamo, sdogana il ragazzo facendolo diventare grande, dandogli delle opportunità importanti che lo proiettano in una vita decisamente diversa. Abbiamo apprezzato Sebastiano Somma, ovviamente ricordiamo anche gli altri attori del film. Certamente, nella pellicola ci sono altri attori importantissimi, secondo il mio parere, insomma, che sono in ordine, diciamo così, due ragazzi interpretati da Ciro Esposito e da Gianluca Di Gennaro, che sono, diciamo così, ruoli centrali, diciamo, ecco,
forse possiamo dire che i due veri protagonisti per numero di apparizioni, di pose, di inquadrature, forse possono essere considerati loro. Poi ci sono altrettanti attori bravi come Chiara Conti, attrice diciamo così dei palinsesti televisivi Rai, c'è Ionis Bashir, altrettanto conosciuto, come dire, già passato attraverso I Medici in Famiglia di panfiana memoria, c'è Paola Lavini che è in testa della mamma del bambino, oggi su più fronti televisivi cinematografici. Questi diciamo che sono un po' i protagonisti, attorno ai quali ci sono tanti altri bravi attori come Nando Irene, un attore lucano, come adesso qualcosa mi sfugge, ma insomma devo dire che Morgana Porcella, la ragazza che interpreta una delle cane a Roma, ripeto, tanti bravi attori, alcuni esordienti, al quale è stata data l'opportunità, che si sono comportati altrettanto bene, insomma, non deludendo le aspettative registiche o quant'altro. E poi, come dicevo, tu tra l'altro voglio ricordare che nasci come attore, a parte perché il tuo film è prodotto da Antonio Avati, appunto il fratello di Pupi Avati, poi tu nasci attore e hai recitato con Pupi Avati. Sì, ecco, diciamo che il film è stato, diciamo così, abbracciato anche da Antonio Avati, che innanzitutto è un grande amico con il quale ci conosciamo da tanti anni, così come con Pupi, con i quali io ho avuto il piacere, insomma, e l'onore di recitare il più film, ho partecipato, preso parte credo a 11 pellicole dal 97, anno diciamo così di incontro con la famiglia Avati ad oggi. Io naturalmente tra le pellicole avatiane ho preso parte a tanti altri film e fiction, cioè, insomma, con i grandi del passato, seppur cinquantenne, loro finivano la loro carriera, io 25enne la iniziavo, attori del calibro di Alberto Sordi, di Manfredi, ho girato con Vicente Placido, di Giancarlo Giannini, Gian Sorelli in Francia, insomma ho fatto tante cose da attore che naturalmente mi hanno aiutato per questa regia, insomma sono state esperienze importanti che ho potuto tradurre questa esperienza registica, che insomma spero non rimanga isolata. Ci sono altri progetti da essere che insomma bollono in pentola e voglio sperare di poter realizzare al meglio anche le seconde e terze opere, insomma. Beh, insomma, hai lavorato veramente con dei mostri sacri, caspita, lavorare con questa gente è veramente un onore, poi insomma so che tu comunque appartieni a una generazione che li ha vissuti questi grandi attori, li ha vissuti proprio sullo schermo. Sì, esatto, bravissimo, ho 50 anni, 51 anni, voglio dire, ho iniziato nel lontano 1990, 25 anni fa, a fare l'attore, ripeto, loro erano a, diciamo così, nella parabola dire discendente non è bello, insomma erano alla fine delle loro carriere, però ecco, io ho avuto l'onore, la possibilità, la fortuna di girare con loro su più set, e poi ecco, in anellato queste altre esperienze, ripeto, più di 10 con la famiglia Avati, che sicuramente mi hanno arricchito oltremodo, ho fatto tante altre cose, di certo non minori, ho fatto diversi Don Matteo con Terence Hill, ho girato con Bud Spencer, ecco, una delle ultime pellicole di Bud Spencer del 2010, ancora lì continuavo a fare qualcosina da attore, insomma è stata un'altra bella esperienza. Sicuramente stare sul set da attore, se si ha qualcosa da dire in un certo modo, può essere viatico per realizzare anche qualcosa di proprio, come nella fattispecie in questo caso. Però ecco, di fondo credo che ci sia bisogno insomma di una certa versatilità, insomma questa, come dire, plasticità. Io faccio sempre un po' un parallelo con il calcio, un po' calcistico, nel senso quando si è stati giocatori di calcio, insomma
sedere una panchina è decisamente meno difficile che non così d'amblè ritrovarsi a sedere una panchina senza aver calcato i campi di gioco. Per noi è un po' la stessa cosa, essere stati su più sette con grandi campioni, tra virgolette, perché il cineasta e quant'altro aiuta di certo sicuramente sedere la poltrona del regista, insomma, davanti al monitor, andare come dire, dettami a troppe attori. Io sono cresciuto e ancora oggi non ti dico che quando accendo il video vado a cercare i film degli anni 50, 60, 70, il bianco e nero, il primo colore, vado a cercare tutto quello che è la commedia. Ah, mi sono dimenticato, io ho avuto la fortuna di lavorare anche con Mario Monicelli, che poi ho fatto alcuni dei suoi ultimi film, Panni sporchi, per cui ecco tutta quella filmografia dei grandi, da Monicelli a Dino Risi, a Nanni Loi, passando per, diciamo così, i cosiddetti registi, autori più diciamo vezzosi, per usare un termine eufemistico, cioè i cosiddetti registi impegnati, da Antonioni a Fellini, ma senza dimenticare il neorealismo, cioè tutta la filmografia di Rossellini, di De Sica, di Bolognini, insomma Pietro Germi. Io sono un amante di quel genere là, di quella filmografia là, che credo Mario Petri, insomma, abbia insegnato alle nuove leve a fare cinema, cioè un cinema d'autore. Questi che ho nominato, qualcuno ha fatto anche cose più leggere, però nel senso, sempre diciamo con un'attenzione alla fotografia, un'attenzione alla recitazione, ai contenuti, al messaggio. Non voglio svilire o sminuire le pellicole dell'ultimo ventennio italiano, assolutissimamente, ci sono delle pellicole interessantissime, strapremiate, che meritano l'attenzione da Tornatore a Salvatores, adesso ne sfuggono gli altri. Però ecco, credo che se non ci fossero stati questi padri del cinema italiano, non ci sarebbero stati di certo, ecco, anche questi appunto appena citati, forse non ci sarebbe stato neanche il sottoscritto. Siamo un po' tutti figli, e qualcuno, voglio considerarmi anche un po' nipote di un Monicelli oggi centenario o di un Dino Risi altrettanto centenario, insomma siamo tutti nipoti e figli di quella filmografia là, insomma. Assolutamente. Mio ultimo ti chiedo, la nostra radio si chiama Daily Radio, e questa è una domanda che faccio a tutti gli intervistati di Lucia Ribalta, ma tu nella tua vita ti senti un po' delirante? Sì, sicuramente sì. Penso che per fare questo tipo di lavoro un po' di delirio ci serva sempre. Io addito molto perché vivo una realtà sì cinematografica, televisiva, legata a quello che è la mia passione, la mia vita, però naturalmente mi ruotano attorno tante altre persone che esulano da questo mondo, e quando li vedo così, perdonatemi questo passaggio, non me ne voglia nessuno, così piatti, questo mondo un po' così meno bizzarro, meno artistico, meno come eclettico, allora lì faccio un po' fatica, dico, ma questi signori che insomma si accontentano di uscire la mattina, andare in ufficio e produrre il loro lavoro, ritornare e così per un trentennio, un quarantennio, insomma un po' di delirio sicuramente mi appartiene, forse anche un pochino di più, di un po' di, io direi anche due o tre dosi di troppo, decisamente. Allora, io auguro a tutti gli ascoltatori di Delirio Radio, Radio Delirio, chiedo bene di Deli Radio, di delirare un po' di più e avvicinarsi al mondo dello spettacolo, magari un po' più con un'attenzione maggiore al cinema, perché il cinema non è solo la settima arte. Oggi il cinema può considerarsi, senza nulla togliere alle altre arti un po' più arcaiche, ma probabilmente potrebbe, come dire, salire sul podio delle prime tre, per cui cinema, sempre cinema, appassionati al cinema, se non siete in grado di farlo, però cercate di fruirne, il cinema siamo noi, finché esisterà il cinema
esisterà, come dire, vita sotto aspetti creativi. Pertanto cinema, cinema, cinema è sempre cinema. Avete ascoltato Luci della Ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli.